E siamo rientrati dopo aver parlato di questa straordinaria ricerca sulla stupidità per andare a qualcosa di molto intelligente. Giulio, non l'ha già capito. Allora, come cazzo funziona sta cosa? Noi facciamo aboliamo l'articolo 18. Ossaccio, Giulio, me l'hai detta, però io non l'ho capita concettualmente. Noi togliamo l'articolo 18 e aumentiamo l'amore, ma non ho capito la connessione come deve essere di questa cosa qua. Professore Mungivacca? Oui. Buona domenica e attenti a quei due che le parla. Ti devo lasciare che sono la persona lì, ci sentiamo dopo. Ciao. Professore, buongiorno, buona domenica. Era al telefono con Giulio, immagino il ministro Poletti. No, assolutamente. Ah no? No, il maggiordomo. Ah, il maggiordomo. Il mio maggiordomo. E a lui chiedeva lumi sull'articolo 18. Cazzo, che chi le lavora? Noi no. E lei no, giustamente. Se no lo sa lui. Cioè, a Giorgio chiedeva, a Giulio chiedeva... Che ne poteva sapere lui, capite? Ho capito, okay. No, è giusto, giusto. Cioè, ho beccato il nome di un ministro. Poi mi sembrava, ma può essere che mi sia sbagliato. No. Vabbè. Non è importante. Chiedeva al maggiordomo che lui è facendo parte di una servitù di gran numero. Ho capito. È assoggettata all'articolo 18. Quindi se più di 15. È chiaro, a casa mia. Però servitù non si dice brutto. Schiavi, è vero. Abbiamo gli schiavi, 28 schiavi a casa mia. 28? È chiaro. Quindi mantengo 28 famiglie questo mestiere qua. Capito? Ah, ho capito. Quando dicono che noi diventiamo ricchi, noi siamo dei benefattori che manteniamo la servitù. Dei donatori di lavoro. Dei donatori di lavoro, mi sembra più giusto. Questa me l'avevano già detta, però mi piace. Chi tanto deve ritornare questa cosa? E dunque stavo dicendo, mantengo 28 famiglie, 28 dipendenti, ai quali do un salario profumato, 800 euro al mese, anche se alloggio. Convitto alloggio, chiaro, convitto lavorano alloggio. 24 su 24. Come cazzo faceva? Anche se paghi, io dichiaro qualcosina di più come fanno tutti, in modo di scaricare. Che scarica. 1200, te l'ho 800, scassa uguale. Almeno i contributi li integra per 1200, sì. Beh, certo che no. Allora, questa settimana come è passata? Giulio, spiegami sto fatto. Se io ti tolgo, cioè, ho la possibilità di licenziare automaticamente, che significa che tu devi lavorare di più, in questo senso si crea più lavoro o possa avevo capito. Guardi, scientificamente la relazione è ancora abbastanza misteriosa. Perché qua al governo c'è tutta questa euforia, facciamo posto, non l'ha capito. C'è euforia. C'è, ma sarà, quindi si creerà un sistema, un habitat, perché così Crescono i funghi. Un micelio. Il lavoro spunta come funghi, capito? Come si crea l'habitat giusto, che la giusta umidità. E spunta il lavoro. Spunta il l'umidità ce l'abbiamo in Italia. L'umidità c'è tanta, pure troppa. Dio la manda, e quindi aumenta l'umidità e spunta il lavoro come funghi, no? Perfetto, ci vorrebbe anche un po' di sole ogni tanto. Ci vorrebbe anche un po' di sole. Il sole pretende troppo, il fungo non ha bisogno di sole, se è di sottobosco, capito? Sì, quello basta il poco che filtra. Un po' di luce. Il fungo è fotosensibile, non sole sensibile, il sole asciuga, secca, basta quello. Ci basta un po' di luce. Hai capito? Che cazzo di cultura ecologica. Che bella cosa. Hai capito? Sono contenta perché poi oggi pigliate, non so se hai letto sui giornali, no? Che cosa? Ho letto tante cose sui giornali. Sono diventato, prima ero solo tecnico, no? Adesso sono diventato anche un esponente politico. Abbiate la tessera del più grande partito del mondo. La tessera del PD. Il PD. Il futuro partito della nazione. Esatto, lui è un partito unico in Italia, no? L'unico partito al mondo, capite, che fa la maggioranza. E anche l'opposizione. E fa l'opposizione, capite? Difatti, ci stanno i grillini, questi di Selle, si stanno dimettendo in blocco. Perché non sanno più che cazzo devono fare. Dice l'opposizione la devo fare. No, l'opposizione la facciamo noi del PD. Allora detto, lo governiamo noi. No, il governo ci stiamo noi del PD. La maggioranza siamo noi del PD e facciamo quello che cazzo ci pare, capito? Portiamo il pallone, quello è nostro. Quindi come dire, facciamo padrone e sotto. Grande classe, padrone e sotto.
Quindi sono diventato un esponente politico, adesso faccio proprio, mi fa anche domande politiche se vuole. Addirittura, possiamo anche per non chiaro, quindi limitiamoci agli aspetti tecnici della... E chiaramente anche domande, poi rispondo a qualsiasi cosa con la solita mia verve. Ad esempio a me una cosa che mi interessava molto, no? È questo tema, sa, delle forme di comunicazione, i nuovi media, ma quindi soprattutto lo sviluppo. Lo sviluppo fondamentale per l'Italia della banda larga. La banda larga. Mamma mia, basta che sta cazzo pande marino. Avete scassato la panda. Ancora domandocela, chi l'ha pagata la multa? Basta, lascia perdere la panda di marino, che non è un discorso, capito? Avete scassato Waller, chi le teneva la panda? Ma se mi gioca la bicicletta, la cazzo panda. Oltretutto vecchia, l'ho vista, panda scassata e vecchia. Rossa, che è il simbolo poi. Voi scassate Waller, voi giornalisti a scassare Waller, sono la panna, ma io parlavo di un'altra poi cosa. Non è manco così tanto larga questa panna, è pure stretta, la panna è piccola e stretta. Ma io infatti parlavo di banda larga, la banda larga, internet, la banda larga, ho capito male, avevo capito la panda larga. No, quelli sono affari dei romani, che già c'hanno tanti guai. A Roma stiamo, perché stiamo... ho capito, però voglio dire... È la panda. È la panda di Marino. La panda di Marino, vabbè, a Jai. Deve andare. Passa Marino, mi viene a prendere, a fare un giro. Buona per passeggiata tutta allora. Per tutta la zona ZTL. Un po' si entra, un po' si esce, un po' si va. Tanto oramai ha pagato, che cazzo ci prego. Una volta pagata voglio fare multe. Arrivederci. Buona domenica, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto anche con voi, a tra poco.